Hello everyone! Ciao. Oggi ho un ospite speciale, sono qui a Villa Ada con Anthony o Pint of English, mi chiamo su Instagram. Qui sotto trovate il link al suo Instagram perché anche lui è un insegnante d'inglese. Quindi siamo due insegnanti d'inglese a Roma. Che coincidenza, no? Oggi ho delle domande per lui perché lui è... Anzi, non vi spoilerò niente, iniziamo con le domande. La prima domanda è ovviamente di dove sei? Io vengo da un paesino molto vicino a Manchester, quindi sono inglese. Sì, abito qui a Roma da quasi 5 anni. Mi piace come dici Manchester, ripeti? Manchester. Perché ti sei trasferito a Roma? Ero sempre appassionato per la cultura italiana, ovviamente il cibo e il vino sono due cose molto importanti. Prima della Brexit, che ovviamente c'è stato 3 anni fa, 4 anni fa, ho pensato ora è il mio tempo per trasferirmi in un altro paese, considerando che io parlo tedesco come una seconda lingua, ma avevo già lavorato tanto con quel paese. Volevo dare una prova alla vita italiana. Però non perché tu abbia origini italiane. No, per niente, sono British. Eri già venuto in Italia in vacanza e ti era piaciuta? Sì, infatti, se mi ricordo bene, ero venuto qui a Roma con i genitori 3-4 anni prima. Poi ho passato una settimana da solo, viaggiando per tutta l'Italia per una settimana, 2 anni prima di trasferirmi. E ti ha dato quella sensazione che hai detto, io ci voglio vivere? Sì, perché la vita qui è ovviamente molto più relaxing rispetto a quello in Inghilterra, perché noi siamo un po' fissati con la carriera, col lavoro, con i soldi anche, in particolare nella zona di Londra. È un po' la cultura anglosassone. Sì, perché ovviamente gli americani sono the same thing, basically. Ok, allora vediamo le altre domande, però le devo leggere perché ne ho scritte un bel po'. La mia prossima domanda era: did Rome meet your expectations? Yes and no. Yes, because obviously it's a fantastic city in which to live, because there's always many things to do. I can walk from my house to the Colosseum in about 35-40 minutes. Well, I can't. Yeah, because I live reasonably central. Yeah, it's fantastic. From a cultural perspective, yes. And obviously the food, my diet has improved, because unfortunately England doesn't really have much of a food culture. Even if there are some things that are quite good. Later. Obviously there are a lot of problems with the bureaucracy and getting things done. Going to the Municipio as a first time was challenging, especially because my knowledge of Italian back then wasn't so good, but on the whole I prefer my life here. Interrompo 2 secondi il video per parlarvi dello sponsor di oggi, Cambly, perché da maggio c'è una novità. A maggio, con il mio codice sconto Sonia May, avrete non solo il 50% di sconto sui piani annuali, sia per le lezioni singole che per le lezioni di gruppo. Ragazzi, per gruppo intendo piccoli gruppi, un insegnante madrelingua e massimo altri 2 studenti che possono venire da tutte le parti del mondo. In più avrete i 15 minuti di lezione di prova completamente gratuita, quindi vi consiglio di provare perché non c'è nulla da perdere. In più ci sarà un level test, cioè un test, vi verrà offerta l'opportunità di testare e di valutare il vostro inglese nel momento di partenza dello studio. Questo è molto utile perché sapete da dove partite e potete track molto meglio i progressi. Su Cambly ci sono più di 10.000 insegnanti madrelingua che vengono da varie parti del mondo. Se siete più interessati a un accento americano, per esempio io quando faccio lezione prendo lezione da insegnanti americani, sia inglesi, sia australiani, sia neozelandesi, quindi date un'occhiata, anche perché è adatto a tutti i livelli, dai più beginners ai più advanced, e è anche adatto a tutti gli scopi. Ci sono infatti disponibili vari corsi come l'IELTS, però è possibile anche imparare l'inglese solo per comunicare, per un colloquio di lavoro, per via. Ragazzi, come sapete, l'inglese oggi vi apre davvero tantissime porte. Io ci ho fatto lavoro e in questo momento sono in Giappone. Sì, è vero che parlo anche un po' giapponese, però per delle cose più complicate l'inglese mi salva la vita. Vi ricordo, il mio codice sconto per questo mese è valido solo per il mese di maggio, cambia ogni mese, è Sonia May, e anche le offerte sono diverse, quindi ricordate che questo mese c'è 50% lezione gratuita e level test. Vi lascio anche il link qui in info box, così potete fare l'accesso e poi utilizzare il mio codice. Fate la lezione gratuita perché non c'è niente da perdere. Adesso torniamo al video. What's the best part of living in Italy? You know what? This is going to be such a stereotypically British answer. The weather. I mean, okay, I know that obviously in the north of Italy it's a bit different, but in Rome in particular, the weather. Because I have to say, I didn't realize before I lived here, I did not realize just how much the weather affects your mood and the way that you think. And in the UK, it does rain a lot. The stereotype is absolutely true. I know, because I spent the last year in the Canary Islands and it's always like spring.
there. And it's amazing. It's amazing. Yeah, it's fantastic. I thought the weather here was good, but in Las Palmas, it's even better. I have to say, sometimes it's maybe a little too hot in August. August in Rome is... In July. August in particular, though. But then again, everybody goes away for August now. I say, because that's my favorite month to spend in Rome. And you can park. Yes, I can park. I can go to Trastevere every night. I love August in Rome. Okay, next. What's the best part of living in Rome and the worst? I would say probably the services here in Rome in terms of transport, obviously. I mean, I know that Rome has a unique situation because the moment you dig underground, you find Roman ruins. Excuses. Exactly. But it's a good excuse. It's a good excuse. Yes, but no. But no, in terms of the services, yeah. Bureaucracy as well is a pain in the ass because getting that done is just... No. In fact, I now advise all of my friends who move, any British people or Americans who move here, I always say to them, go to these places with an Italian. Don't try and go on your own because you will go back 4 times, probably taking about a year to get it done. But not with me because I'm like Japanese inside, so no, you have to go with sort of an aggressive Italian who doesn't take no for an answer. Yes, exactly. Exactly, so that's why I like Japan. Because I can't get shit done in Italy because of my personality. I'm not aggressive enough. Yeah, Italy is... It's a fantastic place to live, but in terms of setting things up, yeah, I need some work doing there. Next. Andiamo avanti. In cosa gli italiani sono diversi dagli inglesi? Oh, questo è molto difficile. Perché ovviamente qui in Italia avete l'idea del posto fisso. In Inghilterra sinceramente non ce l'abbiamo perché noi siamo proprio capitalisti come gli americani. Quindi noi siamo ossessionati dell'idea di diventare CEO. CEO? Ma si dice CEO in italiano? CEO? Si dice? Penso di sì. Ma siamo fissati con l'idea di inventare qualcosa, di creare qualcosa. Ma voi in Italia siete molto, molto più tranquilli da questo punto di vista. È normale qui fare una famiglia, prendere un posto fisso. Ovviamente i soldi si guadagna molto di meno qui rispetto ad in Inghilterra, però in generale i prezzi al supermercato, le bollette sono molto più basse. Non posso, I can't say this anymore clearly, la vita in Italia, ok, ovviamente al sud ci sono tanti problemi, non ci sono i servizi là, mm-hmm, purtroppo, però in generale la vita qui non è malissimo. Non è malissimo. No. Tutti voi siete fissati con questa idea che l'Inghilterra è un paradiso dove tutto funziona. Ora, dopo la Brexit, secondo me il contrario è vero. Io non ho mai pensato che la vita in Italia fosse male, però a me piace troppo esplorare. Mi piace troppo esplorare per fermarmi. Questo è interessante. The work environment in Italy. Working here. I feel like I have an advantage in some respects because I'm from the UK, because I'm a native English speaker. I feel like that for a lot of Italians, unfortunately, it is very difficult to get jobs. For me, I can sort of do my own thing. But no, the working in the UK in the past, before Brexit, there were a lot of opportunities. And you could transition between careers and the sectors that you work in very easily. In Italy, I have to say, there isn't this fluidity between sectors. On balance, you work typically, it depends on your job obviously, but I'm talking absolute generalizations here. You don't work for quite as many hours as we do because we are extreme. So because of that, you have more time to sort of enjoy family life. Vilada. Carbonara. Okay, I like this one. The biggest culture shock. Biggest culture shock. I've not seen any of these questions before. This is why I need to think about it. È vero, me l'ha chiesto prima e ha detto no spoiler. But when I lived here, I lived here in the past, and I lived, one of my first places that I lived in Rome was with two Italian grannies, because I really needed a room very quickly. And they used to do all of my washing for me, including my underwear, which was a bit strange to sort of come home after work, and on the bed were all of my underpants perfectly folded and washed, which was a bit sort of, oh, okay, they cleaned up. No. They were trying to spoil him, you know, like they were grannies, they had children, grandchildren. Yeah, it's very, very lovely. They treated me very much like part of the family, but considering I literally started living there and then this happened the day after, it was, oh, okay, that's new, right? Because having spent some time with, like, just imagine Americans, me opening the door. I know, yeah. I know how
shocking this must have been for you. Saved me a lot of time, I have to say. And like even putting your clothes on your bed, it's like so typical. Socks perfectly rolled in a ball as well. Next, ok. L'ho scritta in inglese, in realtà però io te la voglio fare in italiano. Qual è l'unica cosa che tu vorresti, come si dice implement? Tipo portare nella cultura italiana? The British pub. Perché qui ovviamente c'è la parola pub. Sì. In italiano, però non è un pub, perché un pub per noi non è solo un posto in cui si beve l'alcol, Guinness, eccetera. È anche un posto dove si può fare amici, nuovi amici. In particolare i pub dal nord d'Inghilterra, perché noi dal nord abbiamo questa reputazione, stereotipo di essere molto, molto aperti. È possibile fare un nuovo amico così in un pub. Sì, e qui in Italia ovviamente si fa l'aperitivo, ma non c'è il mischiare dei gruppi come vedevo nel passato. Ma questo è fighissimo, cioè io stare sempre lì anche se non bevo, perché io riesco a fare tipo i miei pubs anche in Italia, perché tipo vedo un tavolo che mi sta simpatico, vado e ci parlo. Però sembro strana. Questi palazzi anche sono vecchissimi, hanno non lo so 500 anni. Che figo. Infatti bevi o mangi anche in un pezzo di storia. Che figo, sì. È molto interessante. Li accoglierei volentieri. Cibo italiano o cibo inglese? Ma che domanda è? Magari, io non ti conoscevo, quindi ho detto magari gli piace il cibo inglese. Francese. Italiano. Ok, questo ogni era facile. Volta. Tutti pensano sempre a fish and chips, ma in realtà non lo mangiamo tanto. Ogni venerdì sera. Ammazza! Wow, ok. Ogni venerdì sera. Tipicamente. È come la pizza in Italia, che magari si mangia il sabato, la domenica, che ne so, Beh. Ok, anche di full English breakfast. Lo mangiamo forse una volta al mese. Italian humor or British humor? Sono completamente diverse. I would say I'm British humor, simply because British humor is very specific. It is very, very subtle. There's usually a joke within the joke, and you need to think about it a lot. For that reason, I would probably say I prefer British humor, because obviously I grew up with it. But Italian humor as well, I love a lot of Italian comedies. But I feel like Roman humor is different. Roman humor is more like mine. It's a lot more sarcastic. Yes. Oh my god, yes. Which is more like mine. How was learning Italian? Anzi, com'è stato imparare l'italiano? Secondo me l'italiano, ovviamente il mio italiano non è perfetto. Faccio tanti errori, ma questo non è la cosa più importante quando vuoi comunicare. Comunicare è la cosa più importante. In una lingua, sì. Io parlo anche tedesco. Tedesco è la mia seconda lingua. Secondo me il tedesco è molto più difficile, perché ci sono tante similarità al latino, nome nativo, accusativo, dativo, eccetera. L'italiano, a parte il congiuntivo, non è terribile. Ok. Non è difficile, ma non è neanche facile, perché ogni lingua è difficile. Sì, è vero. Ogni lingua ha un aspetto difficile. Non so, l'inglese secondo me ha la pronuncia che è difficile. Devi imparare. L'italiano è la costruzione a volte, i verbi. È anche un altro modo di pensare. E questa è la cosa più difficile quando si studia una lingua. Hai 30 secondi per convincere gli stranieri a trasferirsi in Italia. If you want a life that is a lot more about enjoying the moment and taking pleasure in things like food, really nice weather, switching off, being able to just go on holiday in August without worrying about it too much, then Italy is a good place to live. The lifestyle here is typically a lot more relaxed. For me, my idea of, especially in Rome or in the south of Italy in general, I have this image of two sort of Italian grannies walking down the street with a gelato. But just talking, but obstructing your ability to go past them. Yes. And they don't care. Sì, gliel'ho detto. You don't find that in the UK or in America, because we're all just too frenetic. Adesso lo posso. Convinci gli italiani a trasferirsi negli UK. I'm a little biased, because obviously I left there to come here. Certainly if you want to have a different experience, certainly for jobs it's probably better. There are a lot of stereotypes about the UK that I think are not quite true, like the food, yeah, some of it's terrible, but there are also some things which are good. The weather in the winter, Christmas is amazing. Yeah. I prefer British Christmas. Yeah. I have to say, the because the atmosphere. Christmas is about cold, snow, that kind of thing. Unfortunately, 30 seconds. Unfortunately, after Brexit, there's a lot of negatives of moving. Not convincing, not convincing. But
Grazie mille di essere stato sul mio canale, perché è stata un'intervista molto figa e non capita spesso di trovare persone proprio inglesi che vivano a Roma e parlino pure l'italiano, quindi grazie mille. Vi ricordo che lui ha un canale Instagram molto seguito dove insegna inglese, un po' come faccio io, e vi lascio tutte le informazioni qui in info box. Infatti nel futuro sto pensando a fare un canale di YouTube anche, quindi I have my mentor. Oh, se ne ha scelto uno bravo proprio di mentor. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao.